Siamo nel Salone 2000 con l'amico Tony, barbiere anconetano, e niente, ora facciamo due chiacchiere prima della sbarbata, no Tony? Cosa ci puoi raccontare di quella che è stata la tua carriera, insomma, come è iniziato, come ti sei avvicinato a questo mondo? Insomma, raccontaci un po' di te. Esatto, io nel 1960 ero uscito dal collegio, mia madre non sapeva dove lasciarmi perché doveva andare a lavorare e mi ha lasciato da un negozietto di barbiere e dicendo: "Senta, mia madre, io devo andare a lavorare, mi può tenere sto È ragazzo?" partito un po' E da dopo necessità. a luna ritorno me lo riprendo. E quel barbiere naturalmente ha detto: sì, lo lasci signora, tanto sta qui con me, sta tranquilla." E dopo, oggi, domani, dopodomani, questo qui mi ha preso il pennello e mi ha detto: "Senti, no, insapona quel Signore. signore, quell'altro, proviamo a tagliare la barba, eccetera, eccetera." Quando è stato settembre e io dovevo ritornare a scuola, non ci sono andato più perché ho visto la libertà, i soldi, le ragazze, tante Via. cose, e io in collegio non ci sono voluto andare più. Mia madre è nera come il carbone, ma io ho iniziato a lavorare lì, e quindi ho iniziato a lavorare lì. E quindi Perfetto. ho fatto le prime esperienze, quindi è stato tutto occasionale. E quindi il primo salone, quindi dov'era? Sempre qui Il in primo Ancona? salone è stato qui in Ancona, in piazza Pertini, qua, una piazza nuova, chiamavola nuova, dove sotto c'era un maxi parcheggio, e lì sopra c'è un chioschetto, io ho iniziato lì. Poi dopo lì un altro, naturalmente ero oro io perché ero ricercato, un ragazzo che fa il barbiere. Infatti. Un altro signore che c'era al salone mi ha detto: "Ma vieni da me, ti do di più." E lì Ah, sono andato da lui. Poi lì non imparavo niente perché era tutta una compagnia di amici, barzellette, mangiate, tutte robe così, non non imparavo niente. imparavi niente. E sono andato da un altro salone. E in quest'altro salone qualcosa ho imparato di più. Ma anche lì mi ha cercato un'altra persona, mi ha detto: "Ma vieni da me, eccetera, eccetera, che così guadagni di più, eccetera." E sono andato da lui, ci sono stato 6-7 anni e naturalmente lì mi sono formato, però non ero tanto soddisfatto. Però intanto gli anni passavano, mi volevo anche sposare, eccetera. E a un cliente gli ho detto: "Senti, trovami un lavoro perché io qui mi sono stufato a fare il barbiere, perché vedo che lavoro tanto, non guadagno niente perché..." Cioè, guadagno, ma non, io pensavo di più. Poi il mestiere mi ha un po' deluso. E lui mi ha detto: "Vabbè, dai, vai a Via della Vittoria 69, c'è un mio amico che ti aspetta lunedì." Io sono venuto qui, dico: "No, un'altra volta il Un'altra volta il barbiere, barbiere. io voglio cambiare." Ma però dico: "Vado a sentire." Allora sono andato dentro e qui c'era un signore che, mio collega, naturalmente, grado molto, che io conoscevo perché mi aveva già fatto la scuola d'apprendistato. Mi ha detto: "Ciao, ciao, ciao, ciao." Mi ha detto: "Vabbè, in poche parole, rimani qui, io ti pago e te non fai niente." Così. E dico: "Come non faccio niente?" "E no, no, io ti pago, ti do un bel stipendio e te non fai niente." Beh, lo sapeva lui perché. E quindi io sono venuto, non facevo niente, guadagnavo un sacco di soldi. Alla fine, dopo un mese, non ho resistito più. Mi ha detto, gli ho detto: "Senta, o lei mi fa lavorare." Ah, quindi lui ha adottato la tecnica opposta. Grandissimo, Infatti io. mi ha detto, io ho detto: "Senta, o lei mi fa lavorare o io vado via." E lui cosa fa? Aprivo le forbici, il pettine, toc. Quindi mi ha fatto ritornare la voglia, anche perché qui avevo visto l'estetica, le permanenti, le tinture, cioè un altro mondo. E quindi ho iniziato a lavorare qui nel 1969 fino ad oggi che sono proprietario. Quindi il mio obiettivo era diventare il proprietario del E Salone 2000, ci sono ci sei riuscito. riuscito?
Quindi nella vita i ragazzi se sognano si realizzano, basta che non lo vuoi. Bisogna volere le cose, se non le vuoi non le ottieni. Quindi questa è un po' la piccola storia, diciamo, dell'inizio. Naturalmente sono andato alle scuole serali per prendere il diploma, tutte quelle cose. Tutta lì. La parte burocratica. Ma non me ne frega niente alla fine, non me ne frega niente, perché come ti dicevo prima, ogni cliente ti porta delle cose che tu diventi una bestia nel senso dell'esperienza, del sapere. Io qui ho 700 sabbie. Infatti vedevo. Perché la gente gira, una volta ti mandava la cartolina, saluti da Cuba. Adesso ti porto la sabbia. Quindi ho 700 sabbie, ho organizzato per scherzo. Ho 700 sabbie, eccezionale, bellissimo. E quindi il mondo è venuto da me. Da te. Io che non sono stato sempre a lavorare. È stato quindi ho messo su famiglia, mi sono sposato, sono stato bene, sono diventato socio, sono diventato proprietario. Adesso addirittura ho comprato tutto. Cioè, fantastico. È un bel percorso. Fantastico. Ma cos'è che ti piace realmente della tua professione? Cioè il fatto di rapportarti con gli altri o... Il lavoro, anche se è stato occasionale, come ho detto prima, è andato a sbattere con la mia creatività. Io sono un ragazzo molto creativo e difatti scolpisco il marmo. Ah, infatti, vedevo prima... L'ho fatto io, Ah, l'hai fatto te? Quelli là sono sculture in marmo, ho riprodotto Atena, ho riprodotto la mia fidanzata Letizia Cassano, ho fatto la scultura lì che si trova a Firenze, la Venere dei Medici, ho fatto la mia mano, quella è la mia mano, quella mano lì è la mia mano, questa troppo è la mia mano, eccola, questa è la mia mano, ecco, uguale. Grande. La creatività l'ho messa a servizio della mia professione e quindi mi sono trovato tutto facile. Infatti, benissimo. Io ho fatto dei lavori strani, 30 anni fa, 40 anni fa facevo il pipistrello di Batman nei capelli, adesso li fanno oggi, ma io l'ho fatto 30 anni fa, coloravo i capelli 30-40 anni fa, oggi tutti colorano i capelli, ma io tutta roba l'ho già fatta. Anche perché poi le mode ritornano. Sì, ma poi le mode mi fanno un baffo, per essere creativo. Esatto. Io riproduco. C'è un taglio che va di moda, bene, te lo faccio. Cioè non c'è nessuna difficoltà. Quindi questo lo dimostra il fatto che io ho dei clienti da 0 a 100. Mm. Io non ho tutti i ragazzi, tutti i quarantenni, tutti i ottantenni. Io ho tutti, da 0 a 100. Una storia molto quindi, bella, molto interessante, molto interessante. Perché io mi auguro che possa servire a qualcuno, perché in fin dei conti uno che si avvicina a questa professione ti dà anche molte soddisfazioni. Insomma, ragazzi, io non è che faccio la barbetta, lei vado in pensione, vado su e giù per gli ali a non so cosa devo fare. No. Tanto mi occupo d'arte, è vero. Ho fatto parecchie mostre, ho organizzato delle mostre, ho fatto delle mostre fuori, ho i quadri a Londra, a Monte Carlo, in Argentina, a Roma, a Milano, ce l'ho dappertutto io le opere d'arte che ho fatto, perché ho dipinto molto. Adesso mi sono andato alla scultura ovviamente, perché era la mia... Comunque sono bellissimo. Sì, ma io ho fatto anche roba per il cimitero, se tu vai al cimitero d'Ancona c'è due lapidi che ho scolpito io. Mazza. Quindi io faccio tutto, sono innamorato di tante cose, vado a raccogliere gli asparagi, faccio gli spaccasassi, faccio le melanzane sott'olio, cioè, insomma faccio il limoncello, l'arancello, il mandarancio, faccio... Questa è la dimostrazione che chi ha passione può fare tutto. La creatività, ecco che ho detto prima, la mia fortuna, l'incontro con la professione, è stata questa creatività. No, fa molto piacere. Io spero che magari altri ragazzi come me si avvicinino alla tradizione, ma anche all'arte in generale. Non bisogna avere paura di niente. Io ho fatto dei lavori talmente strani che se li racconto c'è la censura, non lo so. Io ho fatto tutto, io ho fatto 25 anni di trucchi al teatro. Io ho fatto per 25 anni le parrucche, le barbe finte, cioè le basette lunghe, invecchiavo la gente al teatro sperimentale d'Ancona. Ho
fatto, ho messo tante parrucche, ho messo anche dei pube Sì? finti. Si fa tutto, si fa Tutto. Mazza. tutto, veramente una cosa eccezionale. La nostra professione, altro che 360 gradi, di più. No, infatti. Ma anche Se perché i barbieri una volta facevano anche le operazioni, cioè erano anche. si diceva Si diceva, no? C'era questa cosa che barbieri se ti fa. Ma facevano più parliamo. salassi, Esatto, facevano i parliamo. salassi, perché salassi non era nient'altro che quando tu c'hai un eccesso di energia o dolori, un ascesso, qualcosa, perdi un po' di sangue, stai meglio. Esatto. È normale. C'è questa leggenda che. Ma non è una leggenda, penso che sia vero che i barbieri No, c'era il facevano. barbiere, il dottore, che era Esatto. barbiere, c'era. Il barbiere era il chirurgo. In un paese chi è che comandava era il barbiere, il dottore, il sindaco e il maresciallo. Basta. Queste quattro persone erano quelle, diciamo, che dominava tutto. È vero. Va bene, Tony, Va io ti bene, ringrazio per questa piccola intervista. Quindi, amici, ci vediamo dopo, dove Tony, diciamo, ci scolpirà la barba, nel senso ci farà la barba. anche il marmo. E quindi, grazie a tutti, un saluto da Tony anche. Ciao a tutti ragazzi, E ciao. quindi ci vediamo dopo a Buona casa. fortuna. Grazie.